fame. Un leggero languorino, insomma, mi è venuto, Ma dopo devo andare a mangiare qua vicino? Conosci qualche cosa, qualche posto, te? Guarda, qua a Maccarese conosco uno che fa ciccia buona, mi hanno consigliato. Ci vogliamo andare a mangiarsi una cosetta? No, ma provava. Proverei quello per questo motivo qui, insomma. Prodotti genuini, prodotti buoni. Sì, tutto sul posto, capito? Io, comunque, un antipastino di carbonara ci muovo, farei. Ma sì, così, per sgrassarsi la ma bocca. Ma giusto, sì. Assaggiamo. Sì, tra l'altro, da voci che ho sentito, dicono che è il suo cavallo di battaglia. Quindi... Ottimo, vediamo. Io da cuoco, poi potrò giudicare. Eccoci. Eccoci ragazzi, siamo arrivati alla braceria Maccarese e ora questo è il posto che ci hanno consigliato e oggi vi porteremo all'interno per vedere di cosa si tratta. Benvenuti alla Braceria Maccarese, siamo un ristorante in Maccarese, come dice il nome, specializzato in carne alla brace. Siamo aperti da oltre un secolo, sono la terza generazione di questo ristorante. Abbiamo 7 tipologie di carni, nazionali ed estere. Ovviamente le carni sono cotte alla brace con legna di prima qualità, proveniente da tagli ecosostenibili, del litorale romano, leccio, cerasa marina e quercia. Abbiamo anche un assortimento di pollame e carne ovina, sempre del territorio. Un'ampia selezione di vini completa la scelta al tavolo. Antipasti tipici della cucina romana e primi piatti sempre della cucina romana per soddisfare i vostri palati. Allora ragazzi, siamo entrati e ci hanno accolto subito alla grande, abbiamo preso noi un mezzo vino rosso della casa e ci hanno accolto con questa fantastica porchetta. Adesso per andare un po' a vedere di cosa si tratta abbiamo ordinato una pasta e fagioli e una carbonara che sono due classicissimi della cucina romana, non vediamo l'ora di mostrarveli. Una salute! La porchetta era buona. Sì, questi sono i resti. Quindi, diciamo che il primo test è andato a buon fine. Io aggiungerei anche il vinello. Alta qualità. Molto buono, scende bene, infatti. Tocca ordinare l'altro. Questo non è vino, guarda. Come è vino? È sangue di toro, guarda che roba. È succo duro, però. Ha macchiato tutto il bicchiere. Questa ma scherzata. Eccola qui la carbonara. Allora, si presenta bene direi. Guancialetto bello croccante. L'uovo c'è. Buona carbonara. Ora resta soltanto che assaggiarla. Ma ci muo a te d'arriva. Sì, la pasta sì, e fagioli. Noi andiamo con calma. Anzi, se vuoi assaggiare. Grazie, attendo la mia. Interessante direi. Allora ragazzi, pasta e fagioli fantastica in coccio, quindi una buona attenzione per mantenere la temperatura della minestra e abbiamo direttamente la pasta all'uovo, quindi fantastica, non resta l'assaggio. Di chi è la comunione? Rosticini. Quindi ragazzi, diversi tagli della carne, salsiccia, filetto, controfiletto e arrosticino. Adesso non resta che l'assaggio e poi vi daremo la recensione alla fine. Buon appetito, eh? Ovviamente tutto contornato da
cicoria ripassata e patata al forno. Basta, basta, non ce la faccio più. Sono rimaste le carcasse, potete vedere. Fantastica ragazzi, eccellente. Eccellente. Sì. Carne del territorio, molto molto buona. Grande sapore. Io chiudo con l'ultimo arrosticino, perché a me l'arrosticino proprio mi fa impazzire. Quindi vi saluto con questo. Io sto poi, io invece vi saluto con questo. Questo caffè e questa grappa chiudono il pranzo alla braceria Maccarese. Per me è andato benissimo. Allora ragazzi, è stato bene? Grazie, 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 ci vediamo la prossima volta, grazie di averci scelto e siamo a più alle funzioni. Grazie mille Andrea, grazie mille Andrea, torneremo sicuramente a trovarti e ciao. Grazie del trattamento. Grazie. Ottimo pranzo, G. Sì, il pranzo è stato eccellente, il giusto compromesso tra qualità e prezzo. Assolutamente e sì. Tra l'altro in zona Maccarese questo è consigliatissimo. Quindi carne ragazzi, perfetta. Benissimo, quindi ragazzi se il video vi è piaciuto non dimenticatevi il like, non dimenticatevi la campanella, quindi di iscrivervi al canale e nulla, ci vediamo nel prossimo video.